Fare i conti con l'ambiente è il titolo di questo festival dedicato appunto all'ambiente. Chireco ha organizzato sia ieri che oggi due appuntamenti. In quello di oggi di cosa si parla? Oggi parliamo della progettazione esecutiva del nostro centro. Finalmente siamo arrivati quasi alla conclusione, la presentiamo, la facciamo vedere alla cittadinanza. Ormai stiamo parlando di dettagli, siamo pronti, siamo molto carichi, molto emozionati e oggi faremo vedere le sorprese di come sarà il centro, tante novità, tante cose interessanti. E poi vi aspettiamo nei prossimi mesi, speriamo di partire finalmente con il cantiere. Appunto, quando dovrebbe esserci insomma il via al cantiere? Siamo molto scaramantici, aspettiamo, perché dal 2009 che questo lungo percorso ci porta e ci accompagna. Quindi noi contiamo di partire con l'estate, comunque già quest'estate, anche e indipendentemente dal cantiere, ci saranno delle attività, ci saranno dei centri estivi, ci saranno, come dicevo, delle sorprese che non sveliamo ma che sveleremo nelle prossime settimane, e il posto sarà già vivo. Già da quest'estate potrete venirci a trovare, saremo lì con tante tante attività. Quali le caratteristiche principali di questo edificio? Beh, sicuramente è un edificio a impatto zero nell'energia, siamo a una struttura energeticamente passiva, impatto zero nei rifiuti, grazie alle collaborazioni con le imprese, con ERA, con i nostri fornitori, riusciremo a non avere produzione di rifiuti, rifiuti zero. E sostenibilità a impatto zero anche nelle emissioni in atmosfera, nei consumi idrici, non avremo reflui, non scaricheremo nulla. È un edificio veramente innovativo. E poi il gioco, il divertimento e anche il cibo e tante altre cose, tutto all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale.